questo è un bellissimo scambio, più Berdych non ha nessun problema a giocarlo, e anzi è Roger che fa più fatica, quindi dovrebbe accorciare Roger se riuscisse con qualche slice in più, mentre invece è benissimo per Berdych in questo caso, che gioca il suo miglior tennis. Sì, grandissima prima al centro 2-15. Penso che sotto il 200 lui non accetti di servire la prima palla. Se il 200 no, ricomincio, perché veramente una botta ogni volta sopra i 200 km all'ora. Dritto da parte di Berdych, e allora annulla due match point, una sensazione che ha provato più volte contro Federer, non solo per quello che riguarda il precedente dello scorso anno, ma anche a Miami nel 2010, per un match valevole per gli ottavi di finale, lì interrompe la serie di 8 sconfitte di fila con Federer. Ma adesso lo svizzero ha il servizio a disposizione, ha rischiato qualcosina in precedenza, ha concesso due palle break. Sì. Poi tu, se mi dici questa cosa qui, guarda che sono cose che contano comunque nella testa dei giocatori, soprattutto nella head to head, perché ogni volta ti ricordi quell'episodio, quindi potrebbe contare nella testa di Federer e anche nella testa di Berdych. No, qui è una forzatura, no? Come quando nel basket dici questo tiro forzato, qui non c'entrava andare su lungo linea troppo difficile, in quel caso non c'era l'angolo, non c'era neanche l'altezza della palla, non doveva giocare in lungo linea, doveva aspettare ancora incrociato. Ehi, sa uscire, 30-0. Due piotte si dice quella, no? Dio. Grande servizio esterno di Roger. In che momento l'ha giocato? Sul nastro questo dritto, ancora tutto giusto da parte di Federer. Decisamente d'accordo con te, era giusto, servizio esterno, poi vado lungo linea per venire Federer il punto davanti, purtroppo la palla si ferma sul nastro per lui. Ha riprovato lo stesso di prima. Seconda sul rovescio. Sbaglia, eccolo qui, sì. L'urlo di incitamento che avevi in qualche modo anticipato. 40-15, altri due match point. È buona però questa seconda, è pesante, soprattutto che a terra veramente vicino alla riga. Difficile per Berdych riuscire a rispondere, infatti non ce l'ha fatta. Insomma, l'uomo che aveva imboccato per procura il viale terza moto stavolta ha trovato traffico e ancora con noi dopo 9 mesi torna a vincere un titolo dopo Halle 2013, Dubai 2014 e il sesto all'oro a Dubai in carriera. 11 anni dopo la vittoria in finale su Iri Novak, batte 3-6, 6-4, 6-3, Thomas Berdych. Che torneo da parte di Roger Federer, ieri ha battuto Novak Djokovic dopo un anno e mezzo, non batteva due top 10, non era mai riuscito a battere due top 5 nei primi 2 mesi dell'anno in carriera, lo fa adesso dopo una stagione tribolata come quella del 2013, ma anche il modo in cui ha battuto prima Djokovic, da cui aveva perso le ultime 3 volte, poi Berdych, da cui aveva perso le ultime 2 volte, in rimonta, stavolta ancora più complicato rispetto a ieri, sotto un 7 break. Federer che vi ha ritrovato, forse dire un'ovvietà. Innanzitutto io direi eccezionale per l'espressione di gioco.